Si è discusso di conflitti di interessi di amministratori locali nella conferenza stampa di questa mattina a Salerno indetta dal Movimento 5 Stelle con la senatrice Felicia Gaudiano ed il consigliere regionale Michele Cammarano. A rischio 109 milioni di fondi dell'Unione Europea. Il tutto sarebbe scaturito a causa della mancanza della dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità di cariche tra sindaci e presidenti dei gruppi di azione locale destinatari dei fondi PSR 2014-2020 e pertanto la Regione Campania rischia di perdere oltre 109 milioni di euro stanziati dall'Unione Europea. Il problema innanzitutto è l'incompatibilità, infatti non a caso io mi collego all'articolo, o meglio al decreto legislativo 39 del 2013 che si rifà già alla Corte dei Conti europea nel 2010, che evidenzia proprio l'incompatibilità che sussiste tra un sindaco e allo stesso tempo membro appunto di un comune che allo stesso tempo è presidente De Gall, quindi lei può ben capire l'incompatibilità nello svolgere lo stesso ruolo. La Campania da 30 anni è obiettivo 1, questo ovviamente fa gioco ai politici perché hanno più soldi da distribuire essendo obiettivo 1 e questo crea il solito metodo delle clientele, amici insomma da accontentare. Perché i soldi vogliamo spenderli tutti, vogliamo spenderli velocemente, ma non ci preoccupiamo mai di spenderli bene. Sarebbe bello se noi uscissimo dall'obiettivo 1, quindi vuol dire che abbiamo efficientato le spese dei fondi europei e magari abbiamo in qualche modo dato più sviluppo e sostegno alla Regione Campania e quindi indirettamente anche posti di lavoro, nuove possibilità insomma, di poter vivere qui. Io voglio ricordare che noi abbiamo quasi un record di emorragia di cervelli dalla Regione Campania che da qui vanno via e questo è un danno enorme perché come si è sempre detto prima magari andavano via i braccianti, persone che cercavano lavoro, ora vanno via le intelligenze. Quindi il metodo di spendere i soldi della Comunità Europea deve finire, ma bisogna in qualche modo cominciare un circolo virtuoso dove i soldi sappiamo spenderli in maniera efficiente, spenderli bene per creare opportunità e non fare disastri, come faccio l'esempio che ne so, di un paese che ha fatto due volte due piazze, magari non gli serviranno mai perché non ha flussi turistici, però il senso era quello di spendere velocemente e farlo subito, però senza portare nessun cambiamento radicale nello sviluppo di un territorio.